Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi un nuovo episodio della carriera allenatore con il Chievo Verona. Ci eravamo lasciati qui prima del derby contro il Verona, che giochiamo in casa, tra virgolette, ma diciamo siamo la squadra che sulla carta è in casa. Non cambio niente perché la squadra è riposata, giochiamo subito e andiamo in partita. Cioè, siamo la squadra con la miglior difesa, solo un gol subito nelle prime 4 partite, sicuramente oggi che ce l'ha detto lo prenderemo. E niente, andiamo subito a giocare la partita col Verona. Mi sono accorto anche di aver sbagliato perché ho lasciato Ibi titolare, però chissà che non sia un modo per riscattarsi. Skip. Quindi Lukaku. Kimmich. Appoggia dietro per Paredes che la riceve e prova la botta da fuori. Paredes 1-0 Chievo. Leandro Paredes, gran gol di Paredes questo. Grande azione, era lì da solo. Non mi aspettavo sinceramente che potesse segnare, però meglio così. Chievo 1 Verona 0. Esce il Chievo. Non ancora. Siligardi. Marrone. Sulla fascia c'è Lukaku a fare la guardia. Lukaku non la prende. È passato Marrone che firma l'1-1. E il Verona ci ha raggiunto. Non sta, infatti, come ho detto all'inizio, miglior difesa. Prendiamo gol, puntuale. Pazzini. Palla messa in profondità. Bizzarri. Che cazzo hai combinato? Che cazzo hai combinato, Bizzarri? Vabbè, ho sbagliato io l'uscita, forse non dovevo uscire così avventatamente, però era lì sulla palla, se l'è fatta passare in mezzo. Quindi il Verona passa in vantaggio con il gol di Viviani e siamo costretti a rincorrere. Il Verona, Viviani, poggia dietro, porca puttana, che cazzo di azione. Qua non ho potuto far nulla. Un'azione magistrale del Verona, qui il controllo, 1-2, il tacco per Sahan, o come cazzo ti chiami, Sahan, 3-1 per il Verona. Mi sa che la partita finisce qui per noi. La para, Rebic la tiene, 4-1 Verona, finita. Ho giocato proprio male questa partita. L'ho giocata male, soprattutto perché... ho sottovalutato l'avversario, non dovevo, non si fa mai. E comunque dopo il primo gol, arrivato un po' fortunosamente, lo ammetto, ho un po' mollato, ho un po' detto vabbè dai, può essere fatta, pensavo già al fatto che eravamo ancora primi in classifica, ho sbagliato l'approccio, lo ammetto. Finisce qui la partita, purtroppo. Abbiamo perso 4-1, brutta partita da parte nostra, davvero brutta. Ho fatto un errore grave nella misura, ovvero ho sottovalutato un po' troppo gli avversari, lo ammetto. Dopo il primo gol la sentivo già quasi acquisita e lì è stata il più grande errore secondo me, perché non si fa così, soprattutto con una squadra non forte ma insidiosa sicuramente come il Verona. Che come abbiamo visto ci ha messo in difficoltà, non ha fatto tante dirette, tante azioni, abbiamo dominato noi sul piano del gioco. Ovviamente vedrete più highlights forse del Verona, perché non posso certo metterveli tutti, intanto qui sto facendo gli allenamenti, però mentre loro andavano in contropiede a tirare tenevamo sempre la palla noi a centrocampo, quindi vabbè, comunque una sconfitta, la prima della serie, non sarà quella che ci abbatterà. Sicuramente avanziamo e ci dobbiamo preparare alla prossima sfida dopo la sosta per le nazionali, quindi c'è tanto tempo anche per rifiatare. Offerta dall'Austria che noi ovviamente non accettiamo, qui le mail che avevamo già letto nello scorso episodio e continuiamo ad avanzare fino ad arrivare alla partita che se non sbaglio dovrebbe essere sì col Genoa. Partita col Genoa che giochiamo subito con la stessa formazione della partita precedente, con un semplice solito cambio, anzi ne faccio due, li faccio direttamente qui, metto un po' Q e metto Oxford per Gamberini perché non mi è piaciuto troppo. Andiamo a giocare Genoa-Chievo e andiamo a giocare subito, come ho detto, la partita. Partiamo con Kimmich, quindi Zielinski,
palla per Paredes. Kimmich la riceve. Kimmich che ha giocato male contro il Verona. Szemaili la mette subito fuori, forse impaurito. Vediamo se la tiene il Genoa. No, non riescono, quindi sarà rimessa in ottima posizione per il Chievo. Lukaku appoggia per Zielinski che va profondo, prova per Paredes, per Kimmich. Kimmich dietro per Zielinski che prova la botta per in. Cosa vuol dire? Non lo so. Zielinski sta partendo, Belotti l'ha visto, Zielinski lo serve ottimamente Belotti perché è andato a terra il difensore. Belotti se l'è allungata troppo, mi odio. Porca troia. Era un'ottima, ottima azione che ho sprecato. Come un deficiente Pavoletti. Palla per Pandev, in profondità un pallonetto di Pandev. E c'è il gol. Non me l'aspettavo, perché pensavo che... De Maio in pressing, bello. Kimmich, riesce a rubare palla, va Kimmich. Kimmich! Il gol, pensavo fosse fuori, perciò ne sto subito di Joshua Kimmich. In pressing su De Maio, grande Kimmich che recupera tantissimi palloni, la mette lì sul primo palo, quello un po' bagatello, lo ammetto. C'era Belotti in mezzo, comunque dai, ci può stare. 1-1, pareggia quasi subito il Chievo, dopo un pressing asfissiante, Kimmich recupera palla e andiamo a segnare. È rimasto a terra il nostro giocatore, intanto va il Genoa con Rincon. Palla dentro per Rigoni, Lukaku riesce a spazzarla via, no, perché la palla arriva ancora a Rigoni che segna, mannaggia la miseria. C'avevo pure il giocatore a terra, era un po' irregolare questo gol, però va bene. Non sono riuscito a spazzarla via, ma non capisco perché, perché io... Bah, vabbè. Per fortuna non era neanche grave tanto l'infortunio, quindi recupera Kimmich, no. E mai... Matthäus. Oxford. Lukaku. Centralmente per Zielinski. Quindi Belotti, ma è tutto chiuso il Genoa. Belotti prova a far breccia nella difesa così, con un 1-2 con il compagno. Ci riesce Belotti, mette la palla di nuovo in mezzo. C'è la Belotti, la mette di là per in, la tocca. Matthäus. Semai lì fuori. Dio. Paredes. Quindi in Poku. Zielinski. Poku va. Poku. Zielinski. Lukaku. Centralmente si è proposto Ignacio, l'ha visto. Ignacio! 2-2 di Kelek Ignacio, incredibile. Dal nulla. Un gol che non mi aspettavo potesse arrivare. Perfetto, 2-2. Non fischia ancora. Dai, però è porca puttana. Vabbè, finisce qui 2-2. Posso dire che è una partita che mi è piaciuta di più di quella rispetto a quella con il Verona, ma non sono contento perché era nelle nostre corde, c'era di vincerla. E niente, siamo adesso al terzo posto, comunque a meno 2 dal Napoli che è primo e va comunque bene. E proprio adesso c'è la sfida con il Napoli che andiamo a giocare come terza e ultima partita di questo episodio, perché ho visto che quando ne giochiamo due dura comunque troppo poco e quindi andiamo a giocare. Ok, eccoci qui, andiamo a giocare come ho detto la partita col Napoli. Per questa partita, che secondo me è molto molto importante, perché oltre ad essere la capolista è comunque la prima vera squadra forte che affrontiamo dopo quelle due con Inter e Juve, ha una difficoltà diversa, quindi insomma ci siamo capiti. Per questa partita io paradossalmente, come sto vedendo, oltre a spostare Belotti un po' più avanti, vorrei provare a togliere Ignacio per mettere Rashford. Stiamo cagando poco, ma che secondo me può essere un buon acquisto, o meglio un buon innesto, scusate. Per coprirci un po' di più provo Isco arretrato davanti alla difesa. Meret e Gamberini nemmeno vanno bene, voglio un po' più di esperienza in difesa e proviamo a mettere Dainelli. Potrebbe essere un suicidio, probabile, però noi ci proviamo. Dainelli, Gamberini sarà la difesa titolare, Lukaku e Mattiello i terzini, Zielinski, Isco e Paredes, un po' Rashford e Belotti. Proviamo questo esperimento contro il Napoli e andiamo a giocare subito. Subito la partita, il Napoli è sicuramente molto aggressivo, ma noi possiamo provare a sfruttare le ripartenze e a colpire in contropiede. Già adesso, come al solito, attacchiamo prima noi, un po' Poku atterrato, ovviamente non c'è fallo, e come vi ho detto, quando atterrano me non c'è mai fallo,
quando invece al contrario, se Vini un tiro a giro perfetto, Bizzarri ci mette la mano, no, forse ha tirato Hamsik, ci mette la mano Bizzarri, dicevo, e niente, mi sa che qua dobbiamo provare ad andare in contropiede, perché cosa ha fatto Bizzarri, cosa è successo? Ha buttato la palla a terra, meno male che me ne sono accorto perché stavo guardando altro. Un po' più atterrato così da Koulibaly, attenzione c'è giallo, Paredes ancora Isco, quindi un po' più. Poco prova un dribbling nello spazio, prova a servire Belotti, la palla arriva a lui, Belotti rientra, Belotti! 1-0 Chievo! Incredibile, contro le grandi facciamo sempre, sempre bene. Andiamo a rivedere qui il gol di Belotti, che prende palla, riesce a superare Koulibaly con un dribbling abbastanza strano, e poi col sinistro sul secondo palo dove Reina non può assolutamente arrivare. Gulam, palla in mezzo, attenzione a Gabbiadini, Bizzarri cosa ha preso? Questa è una parata fenomenale di Bizzarri, davvero, guardate qua, non so come abbia fatto a prenderla, ma sta di fatto che per fortuna siamo salvi. Lukaku qui decide di fare un volo dell'angelo e rubare questa palla. Insigne riesce a crossare in mezzo, Paredes la tocca male, sporca. Arriva Isai, che appoggia a Callejon sulla sua fascia. Callejon dentro ancora per Isai, non va. Giorginio, la palla lì. Isai! Ci provano tutti ormai a tirare. Che serve in profondità Majoral, c'è Koulibaly su di lui. Majoral va fino in fondo, Koulibaly la tiene. Ha recuperato Majoral. Majoral! Majoral! 2-0 Chievo, fine partita. Ancora un altro gol, sempre allo stesso modo, il difensore la tiene, noi pressiamo, rubiamo palla e da lì non si sbaglia. Il primo gol del giocatore di proprietà del Real Madrid, Borja Mayoral, 2-0, chiusa la pratica Napoli in una partita sofferta, in una partita difficile, che dovevamo giocare esattamente come abbiamo fatto, in pressing, in difesa. Ai fini delle statistiche 13 tiri a 3 per il Napoli, ma sinceramente importa poco, perché ricordiamo che noi siamo il Chievo ed è giusto che, come una squadra piccola, con tutto il rispetto, contro le grandi facciamo queste partite anche bruttine. Siamo al primo posto insieme a Roma, Milan e Bologna, più uno sul Napoli e Lazio, classifica cortissima, e dopo 3 giorni dalla partita con Napoli c'è proprio la partita con l'altra capolista insieme a noi, il Milan, partita che ovviamente